Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come sapete, se avete visto il mio video precedente, perché vi ho filmato tutto il viaggio di quasi 24 ore per arrivare qui, e anche se mi seguite su Instagram lo sapete, sono alle Maldive ragazzi! E come promesso oggi vi faccio l'home tour di questa beach villa meravigliosa che ho qui alle Maldive. In realtà fuori è già buio in questo momento, ma io vi ho già filmato questo video qualche ora fa quando c'era un tramonto meraviglioso, quindi adesso vi lascio al video completo della mia stanza appunto qui alle Maldive. Sono nel Baglioni Resort, vi lascerò anche il link giù nel box informazioni del resort, così potete andare a vedere, a controllare tutto quanto. Quindi, senza che mi dilungo troppo, che poi chiacchiero sempre, faccio gli intro lunghissimi, vi lascio alla mia beach villa tour qui alle Maldive, il Baglioni Resort. Questa è la parte davanti all'ingresso che vi faccio vedere. È bellissimo, la vegetazione è meravigliosa e c'è una pace, una tranquillità e un silenzio incredibili. Si sentono le onde del mare e qui c'è l'entrata della nostra stanza. Sono con la mia amica Lisa, mi avete chiesto in tantissimi con chi sono con la mia amica Lisa, e se mi seguite su Instagram lo sapete. E la nostra stanza è la 154, c'è questo piccolo vialetto per entrare. Sono in realtà due stanze, quindi questa è una beach villa che ha due stanze in una, meravigliosa. La mia parte è esattamente uguale, identica alla parte di Lisa, quindi appunto vi faccio vedere la mia stanza, ma calcolate che da questo lato ce n'è un'altra assolutamente identica. E proseguiamo verso l'entrata. Qui, se avete seguito gli altri miei video dalle Maldive, le altre volte che ci sono stata, lo sapete, all'ingresso è usanza avere questo bastoncino di legno con una noce di cocco e con dell'acqua per lavarsi i piedi prima di entrare in camera. E questo è l'ingresso. Entriamo. Da questa parte, subito all'ingresso, c'è questo piccolo atrio, come potete vedere, che ha tutta una parte con una vetrata da cui si può vedere, guardate che meraviglia ragazzi, il mare, la spiaggia. Questa è appunto la porta d'entrata. Subito a sinistra c'è la stanza di Lisa, che vi ho detto è esattamente uguale, identica alla mia. E dall'altra parte, tadan, da questa parte invece c'è l'ingresso alla mia stanza, che è, ragazzi, gigantesca. Da quella parte c'è il letto zona salottino, ma iniziamo prima con questa parte che è un po' più la zona living. Qui c'è la scrivania molto grande, devo dire, gigantesca, e qui c'è anche un cassetto contenitore. Qui c'è il nostro programma di questi giorni in questo resort, che si chiama Baglioni Resort ed è un resort italiano. E poi vabbè, lì ho messo le valigie, stiamo qui 4 giorni e poi andiamo in un altro resort per altri 4 giorni, quindi non sto a svuotare le valigie per così poco tempo. Ma vi faccio vedere una cosa che adoro, anche il fatto che ragazzi il soffitto sia altissimo, veramente veramente altissimo. Qui c'è la porta d'entrata e poi sulla destra, appunto qui, la scrivania, e qui subito alla destra dell'entrata ci sono due armadi giganteschi. Ragazzi, io veramente non ho mai visto degli armadi così grandi, il fatto che ce ne sono due, quindi c'è veramente tantissimo tantissimo spazio. Adesso ve li faccio vedere. Io appunto non li ho riempiti, ho tolto soltanto 2 cuscini perché ce n'erano tantissimi di cuscini, e quindi sì, ma è veramente veramente gigantesco. Ci sono altri cuscini extra se dovessero servire, c'è la cassetta di sicurezza, lo spazio per appendere gli abiti, molto molto utile, con questi appendini tra l'altro che apprezzo moltissimo perché hanno il velluto e quindi non rovinano gli abiti, non lasciano segni. Appunto, cassetta di sicurezza, e qua sotto abbiamo 4 cassetti da riempire. Un paio di infradito, l'ombrello che può sempre servire specialmente nella stagione delle piogge. E apprezzo tantissimo anche che il phon sia full size, un phon bello grande, non è come quelli piccolini
terribili degli hotel che ci mettono una vita ad asciugarti i capelli. Questo è appunto un vero e proprio phon. Proseguiamo, vi faccio vedere anche l'altro armadio, che come spazio è assolutamente identico, quindi davvero molto molto ampio. Eccoci qua, tantissimo tantissimo spazio, altri appendini, qui ci sarebbero altre infradito, ma le sto già utilizzando, però sì, ce ne sono due paia in ogni stanza. Altro spazio contenitore e poi altri quattro cassetti. Illuminato, quindi ci piace un sacco. Qui oltre alle mie valigie c'è anche il mio tutore. Come sapete ho una micro frattura al piede destro, che ovviamente con tutti i viaggi di lavoro che sto facendo non mi sta passando, quindi diciamo sto prolungando il tempo di guarigione, ahimè, però cerco di fare il possibile, ma lo sapete, la mia vita è molto dinamica, quindi è un po' difficile stare ferma. E al centro dei nostri armadi, che si trovano appunto uno qua e uno qua, qui c'è un'altra porta che ci porta al bagno all'aperto, ragazzi. Io adoro il fatto che qui alle Maldive facciano i bagni, appunto lo vedrete, c'è una tettoia fino ad un certo punto e poi c'è una parte tutta all'aperto. Meraviglioso. Ta-dan! Eccolo qui, ragazzi, wow. Qui c'è la vasca da bagno gigantesca all'aperto. Super rilassante, io adoro. C'è una doccia all'aperto, appunto sotto le palme ed il cielo delle Maldive. Subito sulla mia sinistra, non appena entro nel bagno, c'è appunto il WC. C'è anche una bilancia, tra l'altro, che non si trova spesso negli alberghi. E c'è il WC. E poi invece sulla mia destra, non appena entriamo, c'è un'altra doccia, questa però è al coperto. Qui ci sono i miei bikini e le mie cosine che ho appena lavato. Vi farò un video a parte in cui vi faccio vedere le cosine beauty che ho portato con me, quindi non mi soffermo adesso sui prodottini. Continuiamo a vedere la stanza, quindi appunto WC a sinistra, qui c'è la doccia, proseguiamo verso la vasca e qui ci sono due lavandini in realtà, uno da questa parte e poi ci spostiamo dall'altra parte, ce n'è un altro. Molto apprezzato che qui ci sia una scatolina con un sacco di cosine super utili. Ci sono due dental kit che contengono spazzolino e dentifricio, la sanitary bag e poi il kit da cucito, vanity kit con cotton fioc, dischetti di cotone, un pettine, c'è veramente tutto, e poi due cuffie da doccia. Altra cosa apprezzatissima, l'hotel fornisce anche la crema per il corpo e da quest'altra parte naturalmente c'è il sapone. Molto molto bello, devo dire, il lavandino, un sacco di asciugamani. Una cosa che adoro e che indosso sempre non appena arrivo nei resort o negli hotel è l'accappatoio, ce ne sono due, l'altro già lo sto utilizzando. E appunto firmato Baglioni Resort, super comodo. E per me sa tanto di vacanza, non lo so, io adoro mettere gli accappatoi degli hotel quando sono in hotel, sono... mi danno un senso di pace, non lo so, non chiedetemi perché. Ma torniamo verso la stanza così vi faccio vedere il resto. Qui davanti a me c'è la scrivania che abbiamo visto, lì c'è appunto la porta d'entrata. Cerco di essere quanto più dettagliata possibile perché voglio che vi sentiate come se foste qua con me, quindi voglio farvi vedere tutto 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 e farvi sentire partecipi dei miei video, voglio che vi sentiate qui. E quindi da questa parte proseguiamo sulla sinistra, ci sono questi quadri molto molto belli, tra l'altro è una cosa che dovrei fare anch'io a casa, metterne tanti carini in una color palette specifica. E qui abbiamo la macchinetta del caffè, la teiera, poi abbiamo le cialde appunto per il caffè, tantissimi gusti di tè,
acqua sia naturale che frizzante, questo bellissimo benvenuto che ci hanno dato con la frutta tipica, con i macaron cioccolatini e con il biglietto di benvenuto che ho apprezzato davvero davvero moltissimo. Qua sotto invece c'è il mini bar con vino, bicchieri per vino e spumante, e qui addirittura io non ne ho bisogno perché l'ho portato da casa, ma è fantastico il fatto che ci siano anche tutti i solari con fattore protezione alto da acquistare nel caso qualcuno se li dimenticasse, si trova tutto in stanza. E poi qui ci sono vari snack, piccole bottigliette di alcolici e poi varie soda e altro vino e succhi di frutta. Da questa parte ci sono le tazze per il tè, per il caffè, e qua sotto altri snack dolci, caramelle, cioccolata. Lasciamo il nostro mini bar. Fatemi sapere se sono brava a farvi sentire qua con me, perché cerco proprio di farvi vedere tutto nei minimi dettagli e farvi capire come è strutturato perfettamente. Proseguiamo, e da questa parte abbiamo la televisione, che io naturalmente non ho acceso ovviamente, ma non la guardo proprio mai la TV quando vado da qualche parte, penso che sia tempo sprecato, almeno che io non stia male tipo, ma è tempo sprecato quando fuori c'è questo, logicamente. Con la porta finestra sulla nostra sinistra, da questa parte c'è tipo la workstation, zona poltroncine, tavolino, dove c'è il mio computer, la mia agenda, un po' la mia working station diciamo. E poi davanti a me c'è il letto, e da qui potete vedere la stanza intera, è stupenda. E tra l'altro, altra cosa che volevo farvi sapere è che ho dormito benissimo. Io non ho mai dormito così bene. Assomiglia molto al letto che ho a casa. È comodissimo, cioè mi sento proprio a casa. E qui c'è un altro divanetto con gli asciugamani davanti al letto. Proseguiamo, da questa parte c'è un altro divanetto. Qui c'è un altro collage tra l'altro. Cioè non è un collage in realtà, è un insieme di quadri. Ma adoro come hanno selezionato i colori e la color palette. E da quest'altra parte c'è questo divanetto. Adoro il fatto che sia tutto colorato di blu azzurro, che mi dà un senso di serenità, ma che ricorda anche molto la località balneare, insomma, in cui ci troviamo. E qui, così lo vedete meglio, qui c'è il letto matrimoniale. Ma lasciamo la stanza alle nostre spalle e proseguiamo verso la parte migliore, se vogliamo, della stanza, perché questo panorama è splendido, ragazzi. Ed usciamo e vediamo la parte esterna. E qui subito, appunto qui, potete vedere che si tratta di due stanze connesse, perché appunto quella è la parte di Lisa, che è esattamente la stessa mia parte. E poi qui abbiamo questa piscina meravigliosa, anche piuttosto grande. Volevo farvi vedere anche dall'altra prospettiva, appunto, la mia stanza, la stanza di Lisa, e qui c'è, insomma, niente di che, soltanto la parte che vedevamo prima dall'ingresso. E qui fuori abbiamo un divanetto con due sedie ed il tavolino. Ho fatto un po' di montaggio anche qui con vista mare, è stato stupendo. Due lettini davanti alla stanza. E poi, se proseguiamo da questa parte, appunto lasciamo la stanza alle nostre spalle, qui ci sono altre due sedie a sdraio con l'ombrellone, e anche dalla parte di Lisa ci sono due sedie a sdraio con l'ombrellone. E dulcis in fondo, ragazzi, questo è il cortile della nostra stanza. Chiamiamolo cortile, guardate che meraviglia. E non parlerò per qualche secondo, così vi faccio sentire un po' ASMR il rumore delle onde, che secondo me vi farà sentire davvero come se foste qui, almeno lo spero.
Ok mia family, spero che vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere come al solito tutto nei commenti, ricordatevi che li leggo sempre tutti, anche se non riesco a rispondere a tutti, ma li leggo sempre tutti, ecco perché cerco di mettervi il cuoricino e farvi sapere che ci sono, che vi leggo sempre, noi siamo una community, non dimenticatelo mai, voglio sempre interagire con voi, non voglio mai fare video e poi non calcolare i commenti perché sarebbe stupido, quindi questo è quanto per il video di oggi, io vi mando un bacio enorme. Che arriva dalle Maldive fino a voi, in qualsiasi posto voi siate, e come al solito il nostro abbraccio non può mancare mai. Venite qua che vi abbraccio forte. E noi ci vediamo al prossimo video, che penso sarà quasi sicuramente domani, sempre alle 17:30. Mi raccomando, ciao!